Nuova edizione del nostro videogiornale. Queste sono le principali notizie della giornata di oggi. Bentornati. Cogollo del Cengio, ore furtiva nascosti in casa, denunciato un 35enne del paese. Dopo lunghe indagini svolte dai carabinieri di Pavene Rocchette e varie prove a carico di un soggetto già noto alle forze dell'ordine, è scattata la perquisizione nella sua abitazione, delegata dalla Procura di Vicenza. Nell'abitazione dell'uomo sono stati rinvenuti oggetti provenienti dall'attività criminale, quali motoseghe, scarpe di marca, quattro biciclette di valore e altro materiale. Carré torna, parole a confine, il Festival della Letteratura e Oltre, organizzato dai comuni di Carré e Chiuppano con il patrocinio della Regione Veneto e Provincia di Vicenza, torna nella sua veste primaverile dal 7 al 21 maggio con 6 appuntamenti. Bassano, al San Bassiano, la prima aterectomia coronarica orbitale del Vicentino, metodica all'avanguardia. La procedura, recentemente approvata dalle linee guida europee, è stata eseguita con successo dalla cardiologia dell'ospedale di Bassano su un paziente di 72 anni ricoverato per una grave ischemia miocardica. Bassano, cara Bassano, ti scrivo. Le lettere d'amore dei giovani alla città diventano poster urbani. Il progetto socio-culturale dell'amministrazione è rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 35 anni che fino al 29 aprile potranno inviare le proprie dediche a Bassano. I testi migliori verranno affissi sui muri della città. Info www.comune.bassano.v.it. Bassano, un ginko in ricordo di Matteo, un anno dopo indagine ancora aperta per il suicidio online dello studente, una cerimonia semplice e toccante con l'impianto di un albero di ginko biloba nel parchetto del quartiere Santa Croce e la lettura di una lettera scritta dalla mamma. Ha ricordato ieri in città Matteo Cecconi, il brillante studente dell'Istituto Tecnico Industriale Fermi, morto il 26 aprile 2021 mentre era collegato a un forum in rete che istiga al suicidio. Pagina dell'Eco Nazionale dall'estero, Guterres, ONU in Ucraina. Questa distruzione è inaccettabile. Biden ha 33 miliardi per difendere Kiev, 64esimo giorno di guerra. L'ambasciatore degli Stati Uniti per gli affari di giustizia penale internazionale ha dichiarato alle Nazioni Unite che un'unità militare russa operante nelle vicinanze di Donetsk ha giustiziato ucraini che stavano tentando di arrendersi piuttosto che prenderli in custodia. INAIL, aumentano i morti e infortuni sul lavoro. Le denunce di infortunio presentate all'INAIL tra gennaio e marzo sono aumentate del 50,9% rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo rivela l'Istituto della Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, spiegando che si tratta di dati provvisori che richiedono cautele perché il dato si confronta con un periodo di restrizioni. Mascherine al lavoro, costa, stop, obbligo, gimbe, folle abbandonarle al chiuso. Addio al Green Pass per entrare nei negozi, bar, ristoranti, viaggiare con i mezzi di trasporto. L'uso delle mascherine non sarà abbandonato del tutto. Sport, recuperi di A, l'Inter crolla a Bologna, Milan sempre primo, poker, Udinese a Firenze. Finalmente sono state recuperate tre delle quattro gare di campionato saltate tempo fa per Covid e il tanto atteso recupero di Bologna è amaro, amarissimo per l'Inter. Si chiude la nostra edizione, grazie della vostra attenzione, a risentirci a domani.